Hello guys, benvenuti in questo video. Lo lancio stanco perché fa caldo, fa veramente caldo. Sto soffrendo, ho dovuto chiudere la finestra per registrare il video. C'ho il ventilatore, non ho l'aria condizionata e soffriamo con sperriule perché la magia vera è quella del fresco che arriva all'improvviso. Quella è una vera magia. E niente, quindi benvenuti in questo nuovo video. Nuovo unboxing per quanto riguarda i box del 25° anniversario. Io sono imbecille, non riesco ad aprire una cacchio di plastichina. Non è una plastichina maledetta, eccola qui col box mezzo piegato sto giro, ma vabbè. Abbiamo quindi Sperruler, diciamo carta che introduce, come almeno si può vedere dalla cover, Abbandono e il Summoned Skull Toon. Drago bianco che viene a ogni video, visto che il drago teschio nero non l'abbiamo trovato. Però appunto questi sono i box che abbiamo già aperto, quindi qualora dovessero interessarvi andate lì a recuperarvi appunto i video unboxing. Ma prima di continuare, se siete nuovi del canale, benvenuti, grazie al mio drago bianco. Nel mio canale appunto ci occupiamo di retro format, quindi abbiamo principalmente formato Edison, ma non mancano contenuti appunto Tengu Plant, Hatt in arrivo e spero anche Goat, dato che il materiale ce l'ho, però non sono, diciamo, super, diciamo, non conosco benissimo il formato Goat, ma sono quasi alle prime armi, si potrebbe dire, per quanto magari conosca molti dei mazzi. Allora, cosa ne penso di base sempre di questi set che fanno un po' cacare, nel senso che qualche box, forse Invasion of Chaos, no, è quello che poi mi interessa di più fra i set. Però di base il radio del trovare soltanto una secret all'interno del box e fare due ultra, diciamo, secondo me non è stata un'ottima scelta, dato che un conto era se le carte fossero letteralmente con l'impostazione quella vecchia. Qua invece abbiamo appunto il 2020 segnato qui sotto, l'artwork più grande, diciamo, non ha nulla appunto delle magie, delle carte magiche vintage dell'epoca. Quindi, secondo me, almeno per quello potevano o lasciare le carte per come erano prima, però giustamente file di stampa immagino possono creare problemi, però essendo il 25° anniversario puoi fare anche una cosa dedicata, o soprattutto inserire all'interno del box, che figo lui, all'interno del box, comunque stavo dicendo, mazza che brutti loro però, all'interno del box una rarità, la rarità, quella Quarter Century, potevano secondo me benissimo inserirla all'interno dei box, con anche il formato nuovo dei box, appunto, quindi con due secret. Certo, potevi tenere il ratio appunto di queste carte basso, giustamente, giustamente, però quantomeno facevi qualcosa di impattante e figo per quanto riguarda i box. Però noi li abbiamo comprati così perché siamo stronzi e sta capra inquietante. Non che sta zebra sia da meno, e Mangaryu Ran, mamma se mi piace un sacco, il messaggero di pace. Il messaggero di pace ce lo teniamo da parte, e Mangaryu Ran pure, diciamo, lo mettiamo qui. Che una carta mi dà troppe vibes di simpatia, per quanto sia, guardate che faccia malvagia e cattiva, ma è troppo simpatico quel faccino Mangaryu Ran, cioè mi viene veramente voglia di abbracciarlo. Veramente carino. Poi manga, per chi magari da piccolo non l'avesse collegato, sarebbe appunto manga tipo i fumetti giapponesi. Dirai, ah, lo sapevo già, oh mio Dio, non lo sapevo. Io ero della seconda scuola di pensiero, oh mio Dio, non lo sapevo fino a diverso tempo fa. Pensavo fosse qualche nome giapponese, non lo so, manga Ryuran, non l'avevo collegato a manga, dato che dovrebbe fare riferimento a Toon, e invece è questo. Allora, sto pare tipo stronzo o scroto per come è definito. Gaia Power, questa potrebbe essere interessante per chi gioca Ancient Gear Machina. Se volete appunto la profile, fatemelo sapere di quel mazzo formato Edison. Mazzo veramente ignorantissimo, ma secondo me pure sottovalutato all'interno del
del formato, ha fatto anche diversi risultati. L'abbiamo trovato. Dopo il Salmon and Skyr abbiamo trovato la versione Thun, che adoro, adoro, toppamio, cavolo. Ma che è sto che... Mo', ragazzi, scusate, per quanto magari certi artwork tipo questo siano fighi dell'epoca, ma questo... Ma tutto bene? Che deve rappresentare? Che deve... Che brutto! Cioè, veramente tipo ci hai avuto gli incubi di notte e poi li hai raffigurati in una carta. Ma manco, cioè, o si è mangiato tipo qualche lumaca francese che è andata male. Ah, povero Kazuki Takahashi, pace all'anima sua. Ryuran pure lui carino. Angry Burger, oh, vendo a 50 l'uno. Peccato che sia quello con... Mannaggia, mannaggia. No, comunque, certe carte di Yugi veramente brutte, inquietanti. E paradossalmente, se ci pensate, se non fosse per l'anime... Nice. Oh, l'abbandono! Abbiamo le due ultra, che poi sono le due cover card del box. Non male, non male, non male, figo abbandono, anche se li avevo appena acquistati i Secret. Però, vabbè. E a proposito di abbandono, uno dei mazzi che arriverà sul canale, appunto, è dedicato a codesto. Stavo per dire omino, ma o proprio mi verrebbe da dire. Per non dire altre parole brutte, Grizzly anche utile. E quindi iscrivetevi al canale caso che siate interessati a questo tipo di contenuti o alla profile di abbandono. E arriverà presto sul canale, dopo quella però di Lightstone che avevo promesso. Sto aspettando giusto le ultime carte appunto per il mazzo e possiamo portarla online. Poi queste appunto non le hanno ristampate cioè in uno degli ultimi box di Yugi. Non conosco bene le ultime espansioni, però c'era un mazzo che mi pare sfrutti un po' sti hamburger. Hamburger. Un altro hamburger. Oh. Eccolo qua, il ricastro copre, questa pure per quanto comunazza ce la teniamo da parte, perché una delle carte sempre utili e versatili per quanto riguarda retro format, nello specifico Edison, ma anche Tengu Plant, Gold e anche Hat, obiettivamente il formato del cappello che porterò presto, spero, sul canale. Cioè voi immaginate se sti cosi fossero veramente tipo valessero tipo un fottio, mo se li fatti i soldini, mannaggia al cavolo, mannaggia al cavolo, mo tipo scopro che in realtà nonostante sia common valgono 5 euro l'uno, mi faccio mi coglioni, li vendo subito. Anche se devo ancora aprirmi il mio profilo su Cardmarket, Cardtrader, vediamo un po' come vanno le cose, ma ho sempre i problemi a spedire, quindi è per quello che un po' desisto sull'aprirmi il profilo e sul mettere appunto le carte singole. Però caso che appunto siate interessati a qualche carta che vedete nel box, contattatemi in privato sui social. Il serpente Night Dragon, serpente, come si chiama? No, non è serpente sinistro, vabbè, però è la versione grossa, avete capito, versione grossa e gialla. Altri mostri gialli, ora Cyber Jar, questa sempre utile. Oh, e l'altro Upstart Goblin. Almeno abbiamo il 3x di questi. Mi sarebbe piaciuto trovare il 3x come si chiama? Del drago del tuono, nel box precedente. Ma purtroppo non li abbiamo trovati. Mi sono un po' messo indietro con la schiena per riposare. Dato che me la sto letteralmente curvando. E mancano ancora altri due box, di cui l'ultimo è quello che mi interessa di più, come dicevo, dato che ci sono un sacco di carte, secondo me meno iconiche dal punto di vista anime e manga, ma più iconiche per quanto riguarda il gioco vero e proprio di carte collezionabili. Quindi abbiamo il Soldato dell'Oscuro Desiderio, Drago Imperatore del Caos, che è quello che vorrei trovare un sacco per davvero. Quello davvero ci spero un pochettino per quanto riguarda i box. Toon World, figo. Oh mio Dio.
Fa veramente caldo, ragazzuoli. Ieri a Roma abbiamo toccato i 43-45 gradi. Io senza aria condizionata. La caldaia che se n'è partita, quindi manco il bagno, dici, nell'acqua tiepida. Cioè, certo, uno dice, ah, ti fai l'acqua, bagno, la doccia nell'acqua fredda. Sì, ma non nemmeno l'acqua, cioè la doccia sotto zero vorrei farmi. Che era veramente ghiacciata. Io speravo arrivasse un minimo tiepida, no? Invece letteralmente super ghiacciata l'acqua. Ah, non credo. Ah no, ecco. Confisca, ma cavolo. Si trova qui, confisca. Ok, penso che abbiamo trovato tutto all'interno del box, perché le due ultra le abbiamo trovate. Le super, se non erro, sono 4. Quindi sono 1, 2, 3 e 4 per l'appunto. Quindi andrò abbastanza velocemente. L'angelo ce lo mettiamo da parte. E per l'appunto poi abbiamo l'ultima bustina con l'ultima rara, però per l'appunto andrò abbastanza veloce dato che non ci sta nulla. Quindi ricapitolando, ragazzi, abbiamo l'angelo, la confisca, il Toonworld, le tre Upstart Goblin, Cyber Jar, il serpente, questo qua Secret, il pendente nero, questi che sono veramente fighi. E vabbè, il messaggero di pace e il pomodoro. Questi, veramente contento di aver trovato questi due. Speriamo, diciamo, di trovare il drago imperatore del caos con il prossimo box. Prendiamo il prossimo box. Sempre le nostre forbicine dell'IKEA, il vero sponsor del canale. E andiamo ad aprire il servitore del faraone. Quindi, see you next time!